Allora, ciao Barbara e ciao Marco, siamo qui al Salone del Libro di Torino per parlare di un vostro progetto interessante che unisce libri e social network. Di cosa si tratta? Si tratta di Zazì.it, che sarà attivo a breve, tra poche settimane. È un social network dedicato agli amanti della lettura e del libro, delle persone che leggono con vera passione e che così suggeriranno, archivieranno, catalogheranno i loro libri e suggeriranno dei titoli a chi avrà voglia di leggere le loro librerie. Allora Marco, perché è importante un social network, come si suol dire, verticale, ovvero specializzato? Perché è importante per i lettori e perché è importante anche per le case editrici? No, perché internet, secondo me, ha insegnato che la comunicazione verticale è molto più efficace, cioè raggiunge molto meglio, in maniera molto più diffusa, quelli che sono gli utenti di quel tipo di comunicazione. Quindi un social network dedicato alla lettura parla esattamente e raccoglie esattamente il tipo di pubblico che è interessante per sé, perché vive delle relazioni interne, ma è interessante anche per chi fa poi affari, diciamo così, cioè le case editrici all'interno di quel pubblico. Seguiteci su Twitter e su Zazì.it per avere degli update. Comunque contiamo che entro la fine di questo mese, insomma, incrociando tutte le dita, dovremo esserci. Le caratteristiche, molto rapidamente ti dico quelle che ci differenziano dagli altri, perché ovviamente nasciamo nuovi. L'attenzione all'ebook, quindi la possibilità di catalogare nella propria libreria anche gli ebook, perché nasceremo vecchi altrimenti. La possibilità di catalogare i libri secondo uno stato d'animo, quindi mi ha fatto ridere, mi ha fatto piangere, malinconico, è giusto, oppure per modo di lettura, modo e luogo di lettura, per un viaggio on the road, sotto un albero, in un parco, al sole, all'ombra, eccetera, perché riteniamo che siano fattori molto importanti nella scelta di un libro. E poi un sistema di, chiamiamolo badge, perché è un nome che più o meno ricorre nei social network, quindi una sorta di rewarding. Gli utenti accumuleranno punti facendo cose sul social network, quindi una formula non nuova, ma è nuova per noi perché permetterà di ottenere libri in anteprima, sconti particolari, non so, incontri con l'autore, tutte cose che stiamo verificando insieme agli editori. Perfetto, grazie mille. Grazie a te. Grazie.